Questo era il centro agroalimentare di Bologna, era una struttura sovradimensionata per le esigenze del mercato e quindi ci siamo posti il tema di come riutilizzarlo. L'idea è venuta a Segré, a Silvia Giannini, la mia vice sindaco, che hanno detto proviamo a ragionare sull'idea di un parco agroalimentare. La cosa ha preso corpo con l'arrivo di Farinetti, che l'ha subito trasformato in FICO Italy World, e da qui siamo partiti con questa iniziativa di successo. Quindi per parlare di cibo devi partire dall'inizio, non dalla fine. Quindi partiamo dall'agricoltura. L'agricoltura è stata inventata 15.000 anni fa nella mezzaluna fertile e poi 8.000 anni fa è entrata in Italia ed esplosa. Siamo il paese più biodiverso al mondo per flora e fauna edibile e FICO nasce per questo, per raccontare la meraviglia dell'agricoltura. Dopo l'agricoltura devi capire la trasformazione, l'importanza della catena del freddo, per esempio, per non usare nitriti, nitrati, polifosfati, conservanti. E poi dopo la trasformazione viene la cucina. La cosa importante che testimoniamo con questa iniziativa è che si lavora bene se si lavora insieme. Talento ne abbiamo a pacchi, ma il talento non basta. Bisogna saper lavorare insieme agli altri, metterci il gusto della perseveranza e i frutti della passione. Il risultato finale al quale tendiamo è rafforzare ulteriormente la proiezione internazionale, le relazioni di Bologna con il mondo e fare da volano per il resto del paese. Questo paese deve ritrovare la grinta che è capace di avere quando riscopre le proprie capacità e il proprio saper fare. Mi chiamo Dani Mitzman, sono giornalista freelance sia della BBC in Inghilterra che la Deutsche Welle in Germania. E secondo me la cosa che troveranno molto interessante è proprio questo concetto field to fork, campo alla forchetta, che tu puoi vedere sia come cresce, come viene poi elaborato, lavorato e poi puoi anche assaggiare i prodotti. In più c'è tutta la parte didattica, quindi c'è proprio l'imbarazzo della scelta, uno può anche fare una visita a misura sua e questa secondo me è la cosa unica che c'è qui, mi piace. Noi siamo quello che mangiamo. Questo lo diciamo a quelli che verranno dall'estero, è la nostra piccola vendetta sugli spaghetti alla bolognese. Mangiare bene significa salute e sapere che chi mangia da solo digerisce malissimo. Grazie per essere venuti a Bologna.